Oggi si chiude la prima grande privatizzazione per il Friuli Venezia Giulia. Cosa ci vuole raccontare? Vabbè, sono contento del parte industriale che ha deciso di collaborare con Regione Friuli Venezia Giulia per lo scalo. Questo non è semplicemente e non rappresenta semplicemente il futuro dell'aeroporto, ma è penso un tassello fondamentale per lo sviluppo industriale della nostra regione. F2I è un partner importantissimo, Trieste Airport entra nel più grande network nazionale che gestisce il 40% del traffico nazionale e quindi un'opportunità di crescita di nuovi vettori che scelgano il Friuli Venezia Giulia e di opportunità che evidentemente con questa operazione oggi portiamo a casa. Ha parlato anche di alta velocità, sarà uno dei cambiamenti forse più importanti? Beh, intanto come ho detto andiamo avanti col progetto che abbiamo ereditato perché facciamo le cose. Dopodiché io sono convinto che l'alta velocità non possiamo escludere il Friuli Venezia Giulia dal corridoio 5 perché vorrebbe dire semplicemente escluderlo dalle tratte commerciali, dalla possibilità di lavoro e di nuove imprese sul nostro territorio. Però un passo per volta, non voglio azzerare tutto quello che ho trovato perché altrimenti riniziamo sempre dal punto di partenza e dalla linea senza mai arrivare a una conclusione. Velocizziamo il tratto che c'è, dopodiché come ho sempre detto io sono favorevole all'alta velocità, ragioniamo dal punto di vista dell'impatto ambientale, della compatibilità col nostro sistema regione, però escludere il Friuli Venezia Giulia vuol dire semplicemente escluderlo dalla possibilità di sviluppo e su questo sono profondamente contrario. L'investimento di F2I è un investimento innanzitutto in un'infrastruttura importante, in una regione importante. Il Friuli Venezia Giulia è la porta d'oriente del sistema Paese Italia, è uno snodo importante sui traffici commerciali, è una regione dove il turismo è molto importante e l'aeroporto da questo punto di vista è un'infrastruttura importante. Entra in un network aeroportuale molto grande, il più grande che c'è in Italia, questo evidentemente sarà un vantaggio per l'aeroporto perché consentirà di avere anche un'interlocuzione efficace con le compagnie, con i vettori e da qui iniziamo una collaborazione molto forte con l'azionista pubblico e con l'amministrazione pubblica e quindi speriamo di aiutare a sviluppare l'aeroporto per quanto possibile, per quanto il territorio lo richiede e poi di fare insieme altre iniziative. Lei ha parlato di sinergia del territorio, in che modo? Beh, il territorio deve contribuire, certamente tutte le componenti del territorio devono contribuire a utilizzare al meglio l'aeroporto. L'aeroporto deve essere efficiente e di alta qualità, il turismo si deve sviluppare, utilizzare l'aeroporto come un punto d'accesso importante, c'è tutto il tema della connettività, e quindi si accennava prima al tema della velocità dei collegamenti ferroviari e quindi questa è una collaborazione fatta tra il gestore e diciamo, le realtà locali che insistono su questa regione. Avete già in mente qualche nuova tratta su cui puntare? Su questo quando le annunceremo di volta in volta ci stiamo lavorando, tra l'altro ci sono collegamenti che sono appena partiti con la Germania molto importanti.